Di cuore napoletano, lo conosce molto bene, Ferzan Özpetek, che a Napoli ci ha fatto un film, La Napoli velata. Ciao Ferzan, ben trovato. Ciao, Ferzan, ciao. come ben sapete, è un grande regista e in questo periodo ci stiamo parlando spesso. Insomma, lui è veramente recluso ed è un uomo invece trovato molto attivo. E la cosa che mi dice spesso da questa sua clausura è che lui pensa che in questo momento, più che mai, chi sta meglio deve aiutare chi sta peggio. Ferzan. Questa è una cosa che però, cioè, ho scoperto in 43 anni di Italia, all'improvviso in Italia completamente altruista. Questa è una cosa che fa molto piacere, che questo virus ci aiuterà anche in questo, cioè ci ha fatto vedere un'altra Italia praticamente. Questo mi fa molto piacere. No, ma io ti ho chiamato una decina di giorni fa perché stavo al supermercato e davanti a me, a 2 metri di distanza, c'era una signora. A un certo punto la signora ha cominciato a dire: no, questo guardi, lascia perdere, questa lascia perdere. Si vedeva che era in difficoltà a prendere le cose, e questa è una cosa che ti fa male. Non puoi intervenire dicendo: guardi signora, pago io, faccio io. Non puoi dire. Allora sono andato al supermercato che ho di fronte a casa, ho detto: Dio, come si fa? Io vorrei dare tot soldi alle persone di fare la spesa settimanalmente. Hanno detto: guardi, nessuno accetterebbe. Allora abbiamo parlato con i tabacchi, con le cose, abbiamo detto: mettiamo un grande scatolone così e mettiamo della spesa come fanno a Napoli, la pizza sospesa. Ancora non si parlava della spesa sospesa. E ti ho chiamato come fosse una grande scoperta, invece già era in atto questo fatto. Per fortuna si fa, però appunto il problema di vergognarsi è un grande tema. Ecco, prima io parlavo con Emanuele che addirittura mi ha detto: non voglio che i miei genitori lo sappiano che ti scrivo per dire che loro sono in difficoltà, per dire come questo tema, anche in un momento così difficile in cui tutti siamo in difficoltà, continua a rimanere un punto, no? Sì, assolutamente. Per esempio, io quando ho fatto il film Cuore Sacro, andavo lì al Sant'Egidio, vedevo della gente come noi che andavano lì, avevano una vergogna, avevano un timore di prendere le cose, si guardavano intorno come. E comunque è difficile accettare, però è molto, molto bello dare, nel senso che a me piace più che il fatto della spesa, è il fatto che una persona che entra a fare la spesa e pensa all'altra, questo che mi piace molto, cioè sta diventando, se guardate intorno, un'Italia pensa all'altra sempre, cioè questa è una cosa Senti, bellissima. Ferza, ma c'è un'altra cosa che mi colpisce sempre di te, perché è una cosa che c'è da tempo. Tu sei iperpatriottico, cioè tu che sei un turco arrivato in Italia ormai moltissimi anni fa, appunto, più di 40 anni. 43 anni. Tu sei uno che ha un patriottismo per il nostro paese pazzesco. Perché? Ma mi è venuto. No, sono stato sempre. Io ho scelto di vivere qui, non è che sono stato costretto a venire per il bisogno. Ho scelto di vivere in Italia, che poi questa Italia negli anni si è persa, come si sono persi la Francia, la Turchia, la Germania, questa globalizzazione, no? Che quando io ho letto la prima volta pizza e kebab, ho detto: è finita ormai, perché si Allora, mischiavano le due Centinaio, cose. io se fossi lei cambierei un po' lo slogan. Prima gli italiani, farei prima i turchi che adorano l'Italia, perché secondo me ci No, può ma stare. volevo dire questo: pizza e kebab, nel senso che io amo kebab, amo la pizza, però voglio andare in un posto dove si mangia solo la pizza. Oppure andare in. Ma mi mancano. L'altro giorno ho visto il film di Ettore Scola, Come ci eravamo amati. Il Eravamo fatto tanti che. amati. C'eravamo tanti amati, sì, adesso. E ho visto le trattorie, le cose, non ci sono più. C'è sempre, si mischia sempre tutto. Allora, con questo virus si è ritornato un po' a diventare una cosa, ma io non lo so per quale motivo. Ieri sono uscito, sono andato dalle mie amiche tintore qui dietro a portarle il caffè perché non c'è nel caffè, e ho visto che avevano messo la bandiera italiana e mi sono emozionato. Ho detto: dico, per come mai avete messo? Perché c'è qualcosa? Dice: no, così. E hanno ragione, perché comunque uno forse, per rinascere, ha bisogno di sentire l'unità. Non c'è bisogno di essere nati in Italia, non c'è bisogno di, per essere italiano, per sentirsi italiano, per aiutare
agli altri non c'è bisogno di essere nati, avere nel sangue quanta italianità ce l'hai. Centinaio, io applaudo anche questo, sono molto d'accordo, non c'è bisogno di essere italiani per amare l'Italia, per sentirsi Assolutamente, italiani però e per sentire almeno. forte l'identità di questo paese. Devo andare in